La 16ª edizione del Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia ha scelto la Calabria ed in particolare i comuni di Oriolo e Rocca Imperiale per l'evento annuale dedicato alla promozione della bellezza, della cultura e della tradizione dei 366 borghi che fanno parte della rete. A Rocca Imperiale, per due intense giornate, la location privilegiata per gran parte delle attività legate all'evento è stata la sontuosa cornice del Castello Svevo, da poco restaurato. È stato un viaggio sensoriale alla scoperta delle tipicità, delle tradizioni e delle bellezze storiche e naturalistiche dei borghi più belli d'Italia, nell'area Expo allestita nelle antiche sale del castello e nell'area dedicata a Il gusto dei borghi, dove stand espositivi, show cooking, wine tasting e tanto altro hanno esaltato l'enogastronomia locale e nazionale. Non sono mancati i momenti di dibattito e riflessione, grazie ad una fitta agenda di incontri, convegni e seminari che hanno trattato importanti temi tra cui spopolamento dei borghi, sviluppo sostenibile, coesione sociale e innovazione tecnologica. Il borgo in festa e tanta animazione hanno allietato turisti e visitatori che fino a notte inoltrata hanno invaso il centro storico, ammaliati dalle bellezze storiche, artistiche e dalle seducenti atmosfere di Rocca Imperiale. La 16ª edizione del Festival Nazionale I Borghi Più Belli d'Italia si è conclusa con il passaggio della bandiera del festival dalla Calabria alla Lombardia, regione ospitante della prossima edizione. Un festival nazionale con più di 300 delegati, con la presenza anche di assessori regionali della Lombardia che hanno, come dire, raccolto il testimone. Questa dimostrazione dell'importanza che sta assumendo questo festival e anche del desiderio di portarlo nei propri luoghi, perché consente di riscoprire i propri luoghi e consente soprattutto di far conoscere alle comunità esterne i preziosi della propria terra. Ecco, noi siamo qui in uno dei preziosi della nostra città, ma siamo qui in uno dei preziosi della Calabria intera, e questo ci permette inevitabilmente di accogliere un turismo che sarà sicuramente di ritorno. Ho sentito in tanti: ritorneremo e soprattutto diffonderemo la voce che questo posto, che questi posti e che la Calabria è una terra accogliente ed è una terra che soprattutto ha dimostrato di saper in questi due giorni accogliere questo flusso di persone nuove che si sono sentite accolte e prevalentemente si sono sentite a casa propria. Quindi il successo è assolutamente straordinario e soprattutto penso che questa sia la strada per far decollare la Calabria. A questo poi si aggiunge tutto il resto. Dobbiamo ancora faticare, perché dobbiamo vincere un'ulteriore sfida, che è quella di portare in poco tempo qui i turisti e soprattutto di non farli faticare lungo le strade. Questa è la sfida prossima che deve vincere la Calabria nuova e la Calabria che vuole assolutamente assumere una dimensione che è di carattere differente rispetto a quello odierno, che vuole assumere una dimensione che è quella di divenire attrattiva rispetto all'Europa, rispetto al mondo intero. La festa a Rocca Imperiale è andata avanti con il tradizionale concertone di fine estate, inserito nella rassegna di Lemon Fest. Sul grande palco dell'Arena del Mare, il talentuoso Luca D'Alessio, in arte LDA, ha regalato al numeroso pubblico uno spettacolo ricco di energia e grandi emozioni.